Plinio Correa d'Oliveira, fondatore della TFP brasiliana, ispiratore di tutte le TFP, ha fatto diverse volte una metafora, un'immagine. Normalmente è la freccia che va verso il bersaglio, fino a conficcarsi nel bersaglio. Ci sono situazioni, diceva lui, in cui si direbbe che il bersaglio viene verso la freccia. È un'immagine, chiaramente. Ed è proprio questo che è successo con questo sinodo. Da decenni, sia il professor Plinio Correa d'Oliveira e con lui le TFP, Tradizione, Famiglia e Proprietà, seguiamo, e parlo in plurale perché stiamo coinvolti anche noi due in prima persona, seguiamo queste tendenze tribaliste, indigeniste, che nascono direttamente dalla cosiddetta teologia della liberazione. Plinio Correa d'Oliveira ha articoli sull'indigenismo e sul tribalismo come passo successivo al comunismo del processo revoluzionario già dagli anni 40. Poi nel 77 ha scritto un libro, Tribalismo indigeno, ideale comunista missionario per il Brasile del secolo XXI. Ed è curioso che lui ha fatto questa, chiamiamola fra virgolette, profezia per il secolo XXI e proprio ci siamo. Quindi a noi non ci ha colto affatto di sorpresa questo sinodo. Per il pubblico europeo invece sì, non so se avete visto le fotografie o addirittura i filmati della cerimonia di qualche giorno fa in Vaticano, cardinali che portano a spalla una dea pagana indigena, il Papa che viene insignito da simboli, da stregone amazzonico, dando, adesso lui ne parlerà un po' di più, l'anello de Tucum, che è una sorta di simbolo iniziatico di quelli che appartengono alle correnti più avanzate della teologia indigenista. Poi oggi mattina c'è stata una cerimonia, chiamiamola così, alla chiesa di Santa Maria in Traspontina, una messa indigena, ne parlerà anche di questo Sorureta. Cose che per noi, cioè per un europeo, sono assolutamente sconvolgenti, nel senso che roba che sembrava folclorica, roba amazzonica, laggiù, ce la ritroviamo proprio qui da noi, al centro della Chiesa, al centro della cristianità, cioè in Vaticano. Il cardinale peruviano, Pedro Barreto Jimeno, secondo me fatto cardinale apposta per intervenire nel sinodo da cardinale, una mia idea, ha dichiarato che questo sinodo porta a compimento un processo iniziato nella Chiesa latinoamericana 40 anni fa, in riferimento chiaramente al movimento, alla corrente della teologia della liberazione, che si trasforma poi con la caduta del comunismo, con la caduta del marxismo, chiamiamolo fra virgolette classico, come ideologia trainante del processo rivoluzionario, si trasforma in teologia, o tra le altre trasformazioni, si trasforma in teologia indigenista. È un processo di 40 anni che adesso giunge a compimento. E giunge a compimento nella forma di un sinodo che non è assolutamente come gli altri sinodi. Voi sapete che i sinodi sono convocati a uno scopo specifico, sinodo sulla famiglia, sinodo sui giovani, sinodo su questo, quell'altro, quindi un sinodo è una consulta, non è niente di più, è una consulta, poi il Papa, basato nei documenti finali del sinodo, fa una esortazione apostolica post-sinodale, quello è magistero, il sinodo di per sé non è magisteriale. Comunque questo sinodo non è su un tema specifico. Se voi leggete l'Instrumentum Labores, se ne parlerà, questo sarà proprio il tema di oggi, vedrete che è una rivoluzione a tutto campo nella Chiesa, a cominciare dal concetto di rivelazione.
struttura della Chiesa, la liturgia della Chiesa, la dottrina, tutto. Ed ecco perché Monsignor Franz Josef Overbeck, vescovo di Essen, ha dichiarato: dopo il sino la Chiesa non sarà più la stessa. Cosa che ha ripetuto poi qualche settimana fa il cardinale Marx. Voi direte, ma scusate, ma cosa c'entrano i tedeschi con un sinodo amazzonico? Ecco un punto importante. Tutta la linea progressista tedesca trova nel sinodo amazzonico l'occasione perfetta per portare avanti la propria agenda. Quindi se leggiamo l'elenco dei partecipanti al sinodo, tantissimi tedeschi, ma tantissimi, a cominciare dal cardinale Marx, da Monsignor Overbeck, del cardinale Schönbrunn di Vienna, eccetera. Quindi vedete che non è un sinodo normale, nel senso un sinodo come gli altri, un sinodo che vuole essere una rivoluzione. Ecco perché lo stanno chiamando i suoi promotori, il Concilio Vaticano III. Ovviamente se si tratta di un'espressione piuttosto giornalistica, ma mostra quello che loro vorrebbero che fosse questo sinodo. Noi siamo reduci di un convegno internazionale a Roma sabato scorso, durato tutto un giorno, in cui abbiamo portato a parlare a Roma sia esperti nel campo scientifico, sia leader indigeni, quelli veri, non quelli fasulli che mostrano nei circuiti mediatici. Poi di pomeriggio relatori che hanno toccato più la parte dottrinale, c'era il professor Fontana che ha toccato la parte filosofica, c'era lui, il professor De Mattei, eccetera. Questo sarà una versione, diciamo, ridotta di questo convegno internazionale. Due libri che sono alla vostra disposizione. Uno, il signor Ureta, lui è cileno, tra poco avrà anche la nazionalità spagnola, però da tantissimi anni presta i suoi servizi alla TFP francese. Quindi è un ricercatore della TFP francese, autore di diversi libri, tra cui, ecco, questo ve lo assolutamente, scusate questo piccolo spot pubblicitario, ma Il cambio di paradigma di Papa Francesco, che è un'analisi, un bilancio quinquennale, sì, dopo i primi 5 anni, di tutto il pontificato di Papa Francesco, basato esclusivamente in dichiarazioni di personaggi, cioè dei vescovi, teologi, eccetera. E poi abbiamo parlato, e con questo chiudo, ho parlato già troppo a lungo, di teologia della liberazione, cose che non tutti la conoscono, finché era una cosa laggiù, era facile guardarla così un po' da sopra, quella roba latinoamericana. Beh, signore, signori, ce l'abbiamo adesso sul trono di San Pietro. E quindi questo libro, scusate la autopromozione, ma è un mio libro con tutta l'istoria e l'analisi, è molto sintetica, anche se è così, ma è sintetica, della teologia della liberazione. Quindi se volete conoscerla, è alla vostra disposizione. Io chiudo qui, come sempre, dopo questo incontro, questa relazione, ci sarà un momento conviviale, un po' di prosecco, qualcosina da mangiare, potete restare quanto volete, è sempre una bella occasione conviviale. Io vi lascio allora con il signor José Antonio Ureta. Grazie. Buonasera. Mi dispiace di non poter parlare in italiano, perché se lo fa, parlo in italiano e sbaglierò tutti i verbi. E dunque leggerò la mia relazione, sarà più noiosa. Cercherò di farla le meno noiose possibile.
Bueno, ringrazio Julio Loredo, amico di tanti anni, per l'onore di avermi invitato a rivolgere la parola a questo pubblico così amichevole e selezionato. Il cremo di Milano. Il tema di cui mi occuperò si intitola Il volto amazzonico, maschera che nasconde un'apostasia. I documenti preparatori del sinodo sull'Amazzonia, che si sta svolgendo in questi giorni a Roma, usano effettivamente l'espressione Chiesa dal volto amazzonico 12 volte, in diversi contesti, 12 volte, dandogli il significato di una Chiesa in uscita che lascia alle spalle una tradizione coloniale monoculturale, clericale e impositiva. Questa è la Chiesa tradizionale, secondo loro. Cosa significa questo atteggiamento di Chiesa in uscita e non coloniale? L'abbiamo già visto in questa prima settimana sinodale, in modo abbastanza simbolico, come il signor Loredo ha detto. Due giorni prima dell'avvio del sinodo abbiamo assistito nei giardini vaticani qualcosa che ricorda il culto del pagamento alla terra, il pagamento alla Pachamama, alla madre terra, degli indiani dell'altopiani andini, non è degli amazzonici, è dell'altopiani, con elementi di un culto alla fertilità, rappresentata da due figure di donne indigene nude e incinte. Nella stessa occasione, come il signor Loredo ha detto, e la principale celebrante di questo culto ha posto sul dito del Papa Francesco l'anello di Tucum, no? Che è veramente un segno distintivo di coloro che sono impegnati nella teologia della liberazione e nella causa indigenista. All'inizio della messa di inaugurazione del sinodo c'è stata una manifestazione di protesta all'interno della Basilica di San Pietro, no? Penso sia la prima volta, non so se si sono altre cose, condotta da un gruppo di indigeni ed altri, guidati da una suora che faceva parte del consiglio presinodale, un'organizzatrice del sinodo, chiedendo che il sinodo ascolti il grido della madre terra, questo stava questi giorni, e delle popolazioni indigene. Lunedì c'è stata la processione, della quale il signore ha parlato, della Basilica di San Pietro all'aula Paolo VI, con una gran quantità di simboli indigeni, tra cui quella figura che rappresenta la fertilità. No? Secondo altri, rappresenta la Madonna dell'Amazonia. Un vescovo ha detto: no, c'è la fertilità. E una donna ha detto, nel momento di darla al Papa Francesco, che era la Madonna dell'Amazonia, no? Sconosciuta da tutti. Inoltre il cardinale Valdiseri ha annunciato che i padri sinodali sono dispensati dall'indossare la talare durante la sessione del pomeriggio. Avete visto tutte le fotografie, no? Commento del quotidiano Le Monde. Fatto anedotico in sé, questo diverso abbigliamento rappresenta in un certo senso il vento amazzonico che soffia a Roma da domenica. Aspettiamo che il vento amazzonico non sia così forte e così caldo da portare via tutti gli abbigliamenti e che i padri sinodali non appariscano in costume da bagno. Ogni giorno della settimana ci sono stati altri riti sincretistici o pagani nella chiesa carmelitana di Santa Maria in Transpontina, la via della Conciliazione, offerta alla rete panamazzonica per sviluppare le sue attività logistiche. Come nella rivoluzione francese aveva la comuna, no? Per fare pressione hanno fatto venire 200 persone per fare, no? del lobby durante tutta questa settimana. Già il primo giorno i militanti indigenisti hanno appeso in fondo alla chiesa un grande striscione con la fotografia di una donna indiana nuda, inginocchiata e con il figlio nel braccio sinistro, allattando dal seno destro un maialino sotto la frase tutto è collegato, e il riferimento alla Laudato Si. Questo
molto pequeño, puede ver un poco como que él, ¿no? Esta es la dona, ¿no? Ha el bambino, y este maialino se ha latando, ¿no? Del su seno. Y todo, ¿no? Todo es con él, ¿no? Entonces, yo, no es tú, un altro io, ¿no? Questa, e l'altro, ¿no? La natura, il cosmo, ¿no? Somos tutti insieme, ¿no? En una sola cosa. Il vescovo Kreutzler, ¿no? Invitato a parlare alla terza conferenza stampa quotidiana, ha difeso pubblicamente il sacerdozio femminile. Nell'aula ha parlato del diaconato, ma nelle interviste dopo ha parlato, lui si dice contrario all'espressione vidi provati. Perché vidi? Le donne anche, no? Dovrebbero essere sacerdoti. Mentre il giorno prima una suora colombiana aveva dichiarato che lei e le sue consorelle ascoltano le confessioni dei morenti, senza dare la soluzione, ma assicurando che in fondo al nostro cuore crediamo che Dio agisca. Già, no, si avvicinano al sacerdozio femminile. In due parole, come ha affermato al giornale Le Monde, un testimone abituato ai sinodi, questa volta l'ambiente è diverso. I partecipanti parlano da professionisti che conoscono l'argomento a fondo come dei militanti. Dunque adesso è un sinodo di militanti che aspettano 40 anni per fare questa rivoluzione. Questa è la realtà. Questa è veramente la militanza di una minoranza volontarista di impronta ecologico-trotskista, no? Il volontarismo, no? È molto legato al trotskismo, che vuole imporre alla società borghese occidentale uno stile di vita frugale e tribale, come la Greta Thunberg anche, no? E alla Chiesa un cambiamento teologico strutturale così radicale da diventare irreversibile. E dunque la frase del vescovo Overbeck, no? Dopo ottobre niente sarà più come prima, no? Così la Chiesa del volto amazonico, vagheggiata dai promotori del sinodo, non rifletterà più il volto sacro di Gesù Cristo, ma sarà certamente in uscita. Da dove e verso dove? In uscita dal cristianesimo e verso il paganesimo. Questa è la realtà. Questa uscita dal cristianesimo è palpabile in diversi aspetti dell'evento sinodale, così come nei documenti che lo hanno preparato. La dottrina su cui si basano è un semplice derivato indigenista dalla teologia della liberazione. Le nuove istituzioni ecclesiali che promuovono mirano ad eliminare non solo il celibato sacerdotale, ma il carattere gerarchico della Chiesa. Le nuove leggi sostenute consentiranno persino i rituali sciamanici nella liturgia. Si nega persino l'unità della Chiesa, creando chiese indigene, ognuna chiusa nel suo ghetto culturale. Si negano l'universalità e la cattolicità della Chiesa perché in nome di un dialogo interculturale si rifiuta l'evangelizzazione mettendo l'annuncio al servizio del paganesimo, dell'ecologismo panteista e del collettivismo tribale. Insomma, si tratta di un vero invito all'apostasia, come ha opportunamente denunciato il cardinale Walter Brandmüller riferendosi all'Instrumentum Laboris. Tutto ciò può sembrare troppo severo. Eppure, penso che dopo un breve studio di quattro aspetti del sinodo apparirà chiaro che non lo è. Anche il primo aspetto che vado ad analizzare è la teologia india e questo dialogo interculturale, no? L'interculturalità. Il paragrafo 98 dell'Instrumentum Laboris richiede formalmente l'insegnamento della teologia indigena panamazonica in tutte le istituzioni educative, poiché ciò consentirà una migliore e maggiore comprensione della spiritualità indigena, prendendo in considerazione i miti,
le tradizioni, i simboli, i saperi, i riti e le celebrazioni originarie che includono le dimensioni trascendenti, comunitarie ed ecologiche. Dunque abbiamo adesso in una traspontina questo rituale. No? Ebbene, cos'è questa teologia indigena che si deve insegnare? In realtà la teologia india non è altro che un derivato gramsciano della teologia della liberazione, come potrà confermarle il signor Curro Loredo, uno dei grandi specialisti, no? Acquistate il suo libro, adesso faccio io la propaganda, la pubblicità per il suo libro. Come sottolineato dal teologo Vicente Saruma, sacerdote indigeno del gruppo etnico Cañari in Ecuador, mentre la teologia della liberazione ha enfatizzato la classe sociale e si è preoccupata dall'aspetto materiale dell'essere umano, i poveri, la teologia india si preoccupa della parte spirituale del popolo, lo spazio di lotta e soprattutto la cultura e la religione. Questa è la differenza, no? Gramsci direbbe che si tratta della lotta per l'egemonia culturale. Tuttavia, secondo padre Saruma, le due preoccupazioni non si contraddicono, ma sono complementari, già che la teologia india non si può dare senza liberazione. Si tratta di liberare questa popolazione indigena dell'oppressione colonialista europea. La griglia di interpretazione della realtà rimane la lotta di classe, ma questa volta è la lotta dei popoli aborigine che devono preservare la loro antica cultura pagana contro il colonialismo europeo dei missionari. Ciò che la teologia india cerca è di recuperare il pensiero religioso dei popoli indigeni prima del loro incontro con la cristianità, come spiega il sacerdote indigeno messicano Eleazar López, il quale si autoproclama ostetrico di questa teologia india, no? E è stato invitato come esperto specialista al sinodo, non per essere amazonico, perché lui è messicano, ma per essere l'ostetrico della teologia india, no? Appunto. Secondo lo stesso autore, la teologia indigena oggi ha due grandi versanti, citazione: la teologia india-india, ovvero quella che si fa senza intervento dell'elemento cristiano, cioè palesemente pagana, alcuni la chiamano teologia originaria o puramente indigena, e la teologia india cristiana, che si fa nel contesto del dialogo tra ciò che è indigeno e ciò che è cristiano, fine della citazione, al fine di, citazione, riscattare o innovare schemi teologici che permettano la coesistenza pacifica di entrambe le forme religiose e teologiche. In realtà, la teologia india cristiana funziona come un scivolo che fa slittare verso il paganesimo della teologia india-india. Questa è la realtà. Già che sarebbe puramente illusorio poter giungere a livello teologico ad una sintesi sincretistica tra l'elemento indigeno e l'elemento cristiano. Lo stesso padre Eleazar López riconosce che gran parte dei miti indigeni attuali sono di origine nomade e che nello schema religioso e teologico del nomadismo Dio è tutto e tutto ha a che fare con Dio. Dio è l'energia originaria della vita e le montagne, i fiumi, le grotte, gli alberi altro non sono che membra del suo corpo. No, tutto è connesso, come dice, no? Papa Francesco. Cioè, le religioni indigene d'America sono una forma di panteismo, sotto le sembianze di un politeismo primitivo attraverso l'invocazione del sole, della luna o degli spiriti della natura. No? I miti dei popoli aborigeni sono incompatibili con il Dio del nostro credo, che ha creato tutto, no? Ex nihilo, da niente, e ad extra, no? Fuori, dice, no? Come ha spiegato una volta
il padre Joseph Goetz, professore alla Gregoriana. Ciò che nell'Antico Testamento corrisponde alle tradizioni religiose degli amazzonici è precisamente ciò contro cui l'Antico Testamento lotta con violenza profetica. Tutti questi spiriti. Un essere supremo, parola molto ambigua, non è automaticamente Dio per il fatto di essere superiore agli altri. No? Per esempio, gli indi peruani, no? Adorano Indi, no? Ed è il sole, e lo consideravano superiore. Questo non è sufficiente. No? Il fatto di essere superiore agli altri non è sufficiente. Deve essere il creatore degli altri, di avere una sovranità assoluta, universale, al di sopra di qualsiasi potenza, essere il Signore. Se questa idea, dice il padre Goetz, è una novità per l'indigena, non la si può silenziare. Fine della citazione. Invece la teologia india insegna che è necessario mettere a tacere il Dio della Bibbia in nome del dialogo interculturale, inculturazione della Bibbia. Cioè molto chiaro negli scritti di Don Paolo Süß, un sacerdote tedesco, un altro tedesco, che vive in Brasile da 50 anni, professore di missionologia, consigliere del Consiglio Indigenista Missionario della Conferenza Episcopale Brasiliana, membro del Consiglio Presinodale, uno dei redattori dei lineamenti e uno dei esperti convocati per partecipare al Sinodo. Probabilmente lui che va a scrivere la prossima esortazione post-sinodale, che deve essere già scritta. No? Secondo padre Süß, per gli esseri umani la percezione della realtà passa sempre attraverso un filtro culturale. È un soggettivismo assoluto, no? Non esiste la verità universale. No? Ogni popolo vede la realtà di un'altra forma. No? Quindi, extraculturam non c'è rivelazione né salvezza, dice il padre Süß. Notate bene, non è al di fuori della Chiesa, come diceva il quarto concilio lateranense, ma al di fuori della propria cultura che non c'è salvezza. Pertanto, dice lui, in una società indigena monoculturale che vive la sua religione intimamente unita alla sua cultura, predicare il Vangelo equivale a disconnettere la religione e la cultura. Un guaraní che aderisce al cristianesimo, si lamenta il padre Süß, non deve solo cambiare religione, è anche obbligato a modificare il suo riferimento culturale. E si fa questa modifica, non si salva, perché non c'è salvezza fuori della propria cultura. La rivelazione di Gesù Cristo come Logos, per esempio, è una scoperta. Io sapevo che era una rivelazione di Dio, Dio che non ha detto, no, una scoperta assolutamente contestuale e quindi culturale e storica. Comunque valida per i greci, ma non per gli amazzoni. Pertanto l'annuncio del Vangelo equivale a introdurre una nuova memoria concorrente o parallela e a sostituire la memoria religiosa indigena con la memoria di Israele. Non si deve insegnare, no? Le memorie di Israele. Ciò ovviamente costituirebbe un nuovo tentativo di colonizzazione. No, predicare la Bibbia e colonizzare. Al contrario, il dialogo interculturale mira ad avere una presenza solidale e di testimonianza accanto a un popolo, a collaborare al rafforzamento della sua identità, e dunque della cultura, e dunque della religione, e ad accompagnarlo nella lotta contro il colonialismo senza provocare nessuna rottura. L'unica rottura che il Vangelo propone, afferma Don Süß, è il dovere di rompere l'infedeltà ai propri progetti di vita. Quindi, per esempio, per gli indiani Yanomami e 20 altri gruppi etnici, abbandonare l'infanticidio sarebbe anti-evangelico.
perché rappresenterebbe una infedeltà ai propri progetti di vita. È pazzesco. Non sorprende che il Consiglio Indigenista Missionario dei Vescovi del Brasile sul suo sito web avesse fino avanti ieri la difesa dell'infanticidio presentata dall'antropologa Rita Segato presso la Commissione per i diritti umani della Camera dei Deputati brasiliana in nome del principio secondo cui il diritto alla vita delle popolazioni indigene come soggetto collettivo e delle sue culture è prioritario rispetto al diritto individuale alla vita dei bambini sacrificati. Tutti i totalitarismi facciano così. Questa pagina è scomoda, è stata eliminata a seguito della domanda posta al riguardo in sala stampa dal vaticanista Giovanni Rusconi al neocardinale Pedro Barreto, che ha cercato di negare la sua esistenza, ma Rusconi il giorno dopo ha pubblicato una fotografia della pagina. Ma davanti al clamore del pubblico, per il carattere grottesco del gesto di ritirare la pagina è stata ripubblicata ieri, un giorno dopo. No? Questo falso concetto di dialogo interculturale porta i neomissionari a partecipare a rituali pagani e ad adorare le divinità mitologiche indigene. Il gesuita spagnolo Bartolomeo Melià, qui siamo tra i tedeschi e i gesuiti, no? Quando non sono tedeschi sono gesuiti. Il gesuita spagnolo Bartolomeo Melià, primo capo della pastorale indigena alla conferenza episcopale paraguayana, durante la settimana missionaria 2013 si è chiesto fin dove possiamo praticare le religioni indigene. E ha risposto, le religioni indigene ci sembrano strane. Ciò però non elimina la sfida a partecipare agli spazi religiosi. Sì, si può praticare la religione indigena senza negare la propria. Questo allarga anche il nostro cuore. Dunque il cuore del padre Don Melià, no? È un pantheon modulabile, no? Si allarga. In più di chiedere l'insegnamento di questa teologia india neopagana, l'Instrumentum Laboris fa apertamente l'apologia della visione panteistica che gli indiani hanno del mondo. Citazione. La vita delle comunità amazoniche non ancora colpite dalla influenza della civiltà occidentale, l'uso del verbo no, colpire fa capire che si tratta di una cattiva influenza, ovviamente razionalista e dualista, no? Si riflette nelle credenze e nei riti in merito all'agire degli spiriti, della divinità chiamata in tantissimi modi, le Indie, la Pachamama, eccetera, con e nel territorio, con e in relazione alla natura. E qui è chiaro che Dio sta coinvolto, no, nella natura. Questa cosmovisione è raccolta nel mantra, usano la parola indù, il mantra di Francesco, tutto è collegato. E panteismo puro. Detto il numero 25 dell'Instrumentum Laboris, no? E su questo testo che girano le discussioni attorno a questo testo. Pertanto, la regione amazzonica è un luogo epifanico, un luogo teologico, una fonte peculiare della rivelazione di Dio. Un territorio è una fonte di rivelazione. Dobbiamo quindi ascoltare il grido di Madre Terra menzionata 3 volte nel documento, solo senza dire che riguarda la Pachamama, no? La dea totemica degli Inca, onorata nei giardini vaticani, perché altrimenti abusare della natura significa abusare degli antenati. No? Gli antenati sono, no, in cielo, in purgatorio, no? Abusa degli antenati. Dei fratelli e sorelle, della creazione e del creatore.
Sì, i fiumi, no? Sono il corpo di Dio, no? Veramente il creatore è, no? Colpito. L'instrumento laboris abbraccia anche la fallacia di una rivelazione di Dio ai popoli indigeni parallela alla Bibbia, affermando che è lo spirito che per secoli ha nutrito la spiritualità di questi popoli, anche prima dell'annuncio del Vangelo, e che li spinge, lo spirito spinge questi popoli, ad accettarlo a partire della loro cultura e tradizione, non della una conversione al Vangelo. Dunque è necessario cogliere ciò che lo Spirito del Signore ha insegnato a questi popoli nel corso dei secoli. Due punti: la fede in Dio Padre, Madre, Creatore. Questa dualità, no? Dunque la creazione è il risultato hegeliano di una dualità, questa è la, il senso di comunione e di armonia con la terra. Anche l'unicità del Vangelo è negata. Ascoltare lo Spirito, afferma l'instrumento laboris, ci porta a riconoscere altre vie che cercano di svelare l'inesauribile mistero di Dio ed a evitare un atteggiamento corporativo che riserva la salvezza esclusivamente al proprio credo. Dunque il Signore è stato molto corporativista quando ha detto andate e pregate il Vangelo, quelli che crederanno e si battezzeranno si salveranno. Pertanto l'inculturazione della fede non è un processo dall'alto verso il basso o un'imposizione esterna, ma un arricchimento reciproco delle culture in dialogo. La parola conversione appare 34 volte nell'instrumento laboris, ma non una volta si riferisce a un'eventuale conversione dell'indigeno. Come noto, ci sono vescovi, congregazioni missionarie, anche italiane, che si vantano di non aver battezzato nessun aborigeno per diversi decenni, 60 anni. La conversione che viene incoraggiata è sempre una conversione ecologica integrale dei civilizzati predatori della natura in nome della loro presunta superiorità, fatto all'immagine di Dio. Si tratta anche di una conversione ecclesiale che implica, o implica? Implica per la Chiesa un'autocritica che la porta a disimparare, imparare e rimparare. No? La Chiesa deve gettare via la Bibbia e imparare con l'indigene. Cioè nel cosiddetto dialogo interculturale siamo noi che dobbiamo essere evangelizzati, lasciandoci sorprendere dalla saggezza dei popoli indigeni. Perché? Perché loro ci insegnano a riconoscerci come parte del bioma, che a sua volta il bioma è un autentico luogo teologico con un enorme potenziale evangelizzatore. Cos'è il bioma? Cos'è il bioma? Il bioma è un insieme ecologico, no? Dunque l'Amazonia è un sistema ecologico. Dunque il bioma non evangelizza, no? Sono benvenuti nella nuova chiesa adoratrice dei luoghi epifanici. Adesso l'impatto di questo nel sacerdozio, nella gerarchia della Chiesa. Il secondo punto. Vediamo le conseguenze. No? È noto che la struttura gerarchica della Chiesa è basata sul sacramento dell'ordine, no? L'imposizione delle mani, che stabilisce non solo un grado, ma una differenza ontologica tra il sacerdozio ministeriale dei chierici e il sacerdozio comune dei fedeli. Ha suscitato molte inquietudini e grande dibattito la proposta che si studi la possibilità di ordinazione sacerdotale di anziani, preferibilmente indigeni, sebbene possano avere già una famiglia costituita e stabile. Finire con il celibato. Forse maggiore inquietudine potrebbe provocare il paragrafo dell'instrumentum laboris, in cui si afferma che
sarebbe opportuno riconsiderare l'idea che l'esercizio della giurisdizione, potere di governo, deve essere collegato in tutti gli ambiti, sacramentale, giudiziario, amministrativo, e in modo permanente al sacramento dell'ordine, è il numero 127 dell'Instrumentum Laboris. Questo paragrafo riprende con un gergo tecnico la proposta del vescovo Fritz Löwinger di inventare un sacerdozio low cost, lo chiamo così, un sacerdozio low cost, temporaneo e circoscritto ai confini di una comunità, per mezzo dell'ordinazione di persona con la sola facoltà di celebrare la messa e amministrare i sacramenti, ma senza il potere di insegnare o governare. Papa Francesco ha definito la proposta interessante durante la conferenza stampa aerea del viaggio di ritorno della GNG di Panama. Per evitare confusioni tra questi sacerdoti comunitari e i pochi sacerdoti celibi formati in seminario, supervisori ambulanti delle comunità, il vescovo Löwinger suggerisce che in ogni luogo vengano ordinati diversi leader della comunità, che formino una squadra e che assumano insieme la responsabilità, in modo che tutti possano continuare a vivere come il resto dei cittadini del luogo. Per il vescovo Löwinger è possibile combinare le due cose, una professione secolare e il sacerdozio, a tempo parziale evidentemente. E la prova di ciò è che vi sono migliaia di sacerdoti part-time in molte chiese cristiane. E non sapeva che nelle chiese protestanti c'erano dei sacerdoti, no? Non esiste il sacramento dell'ordine tra loro, ma indirettamente ammette che i suoi sacerdoti comunitari sono dei pastori protestanti, quella è la realtà. La diffusione di questo sacerdozio low cost falsedere completamente agli occhi dei cattolici, del pubblico, la nozione di sacerdozio che Cristo ha istituito, no? Perché i sacerdoti tradizionali sarebbero una piccola minoranza e avrebbero contatti sporadici con la comunità, mentre tali sacerdoti low cost sarebbero la stragrande maggioranza e sarebbero in continuo contatto con i fedeli. Dunque il sacerdote è un'emanazione della comunità, non è un rappresentante di Cristo nella comunità. Ma l'offensiva contro il sacerdozio cattolico va oltre. Nel corso del sinodo si è già parlato dell'ordinazione diaconale e anche sacerdotale delle donne e la concessione di una varietà di ministeri ufficiali ai laici. Di conseguenza, la differenza tra chierici e laici nella pratica si dissolverebbe, trasformando la Chiesa cattolica, nella migliore delle ipotesi, in una chiesuola protestante. E dico nella migliore delle ipotesi perché i propugnatori della teologia india promuovono la concessione di ministeri ufficiali alle sciamani e l'introduzione di rituali di stregoneria nella liturgia. Secondo l'Instrumentum Laboris, i riti della cultura indigena devono essere assunti nel rituale liturgico e sacramentale. Non è qualcosa di laterale, no. Nella propria liturgia e nei sacramenti. Perché creano armonia ed equilibrio tra gli esseri umani e il cosmo. La vera armonia è dell'umanità con Dio, attraverso il sangue di Cristo. Questo che stabilisce e ristabilisce l'armonia. Non ne sono dei rituali sciamanico. La stregoneria viene evocata nei lineamenti dove si legge che i vecchi saggi, chiamati indistintamente fra l'altro pages, mestres, guadanga o sciamani, hanno a cuore l'armonia delle persone tra loro e con il cosmo. Suor Guarasema Tupinambá, nata in Amazonia e provinciale di una congregazione religiosa, è più esplicita. Occorre comprendere quali sono i ministeri esistenti tra questi popoli e come possiamo accoglierli. Ci sono già dei ministeri, lo Spirito Santo dà il carisma a tutte queste comunità. Quando vado in una comunità indigena che ha uno sciamano
mi domando cosa dobbiamo portare ai ministeri che noi abbiamo appreso della Chiesa occidentale. No? Dunque, non sono i nostri sacerdoti da andare alle comunità indigene, sono i sciamani che devono essere incorporati, no, nella Chiesa cattolica. L'unica precauzione da prendere, secondo il missionario Verbita Karl Arendt, è quella di dare agli stregoni molta autonomia nell'esercizio del loro ministero. Perché, citazione, come sciamani non dipendono dalle strutture per legittimare il loro dono, no? Un dono, un carisma, ma solo dalla compagnia mistica dei caruanas. E i caruanas sono gli spiriti della selva che questi sciamani invocano e che mettono in armonia, perché ci sono dei cattivi, dei buoni, il sciamano, no? Prende l'ayahuasca, entra in un stato alterato di coscienza e negozia, no? Fa come la comunità Sant'Egidio, no? Negozia la pace tra le differenti caruanas per ristabilire l'armonia del cosmo. No? Bon. E dunque loro bisognano unicamente della compagnia mistica dei caruanas. Questo fatto li rende indipendenti davanti a qualsiasi istituzione. Dunque dobbiamo integrarli e lasciarli completamente liberi per fare le loro stregonerie. I contorni del volto indigeno che gli ispiratori e i redattori dell'istrumento lavori si intendono dare alle spose di Cristo sono dunque chiaramente definiti. Non si tratta di una Amazzonia di volto cattolico, ma di una chiesa amazonica dal volto di strega. Di strega. Questa è la realtà. Questo sinodo è in realtà una bomba a grappolo, no? Come ha detto il mio collega Juan Miguel Montes, no? In un'intervista recente per La Verità. I suoi iniziatori vogliono anche stravolgere l'ordine della società civile in nome di un ecologismo radicale, provocando una vera rottura della civiltà. E passo dunque al terzo punto. Come segnalato dal professor Stefano Fontana nei suoi articoli, in particolare sulla voce sulla quotidiana, la dottrina sociale della Chiesa viene minata con il pretesto bugiardo della lotta contro l'effetto serra e la preservazione della foresta pluviale amazzonica per la produzione di ossigeno. Pretesto smentito dai migliori specialisti in climatologia e in mezzo ambiente. Nel nome di questa psicosi ambientalista e del principio della destinazione universale dei beni, nella Laudato Si e nell'Instrumentum Laboris si propone di violare il diritto naturale dei popoli alla loro sovranità e il diritto naturale dell'individuo alla proprietà sotto forma di limitazione alla diffusione della proprietà privata nell'Amazonia. La proprietà privata è l'unica garanzia di libertà e di autonomia delle famiglie dentro della comunità, no? E anche la limitazione all'uso economico delle risorse agricole, forestali e minerali del territorio amazonico, anche da parte delle popolazioni indigene che lo abitano, no? Una di queste tribù è stata condannata a pagare, no, multe perché hanno coltivato la soia, no? No, è proibito, non si può fare l'agricoltura. Anche se si fosse una minaccia ecologica, la soluzione non sarebbe ciò che vogliono gli organizzatori del sinodo, vale a dire affidare questo immenso territorio ad alcune popolazioni indigene sotto la tutela di un super stato globalista, senza nessun rispetto del principio di sussidiarietà o della sovranità degli stati il cui territorio comprende parte del bacino amazonico. Lei sa che ha questo programma triple A. Andes, Amazonia, Atlantico, per internazionalizzare l'Amazonia e metterla sulla direzione delle Nazioni Unite. Inoltre, la dottrina sociale della Chiesa non è contro lo sviluppo, è contro lo sviluppismo, no? Un'esagerazione dello sviluppo, è anche contraria alla cosiddetta decrescita sostenibile, che si basa su una diffidenza nei confronti dell'uomo condannata da Benedetto XVI nella Caritas in Veritate.
La storia mostra che le civiltà avanzate nascono quando le comunità, abbandonando la vita nomade, si riuniscono in città stabili, si organizzano politicamente sotto un'unica autorità e si regolano secondo il diritto pubblico. La nuova civiltà sognata dagli organizzatori del Sinodo, sotto lo slogan del buon vivere praticato dalle comunità indigene, rifiuta la città, preferisce la foresta, rifiuta la politica, preferisce l'ecologia, rifiuta lo Stato di diritto, preferendo la legge della giungla, delle tribù primitive. Da un punto di vista economico e sociale, l'instrumentum laboris rappresenta un'apologia del comunismo mascherato da comunitarismo. E la peggior forma di comunismo, che è il collettivismo delle piccole comunità. In effetti, secondo il documento presinodale, il progetto indigeno di buona vita, sumac causai, una delle lingue indigene, sumac causai, presuppone che esiste una intercomunicazione tra tutto il cosmo, dove non esiste chi esclude né chi è escluso. E la nota esplicativa dell'espressione aborigena si riferisce a una dichiarazione di varie entità aborigene intitolata Il grido di Sumac Causai in Amazonia, secondo cui questa nozione è una parola con P maiuscolo, ovvero una rivelazione divina, no? Una parola più vecchia e più attuale che propone uno stile di vita di comunità in cui tutti sentono, pensano e agiscono, e i tre verbi sono in maiuscolo tutti, no? Allo stesso modo. Tutti i membri della comunità sentono, pensano e agiscono allo stesso modo. Non c'è nessun margine di libertà individuale. Il totalitarismo e il collettivismo più completo. Questa frase ricorda la denuncia del tribalismo indigeno di Plinio Correa d'Oliveira nel 76 come un altro passaggio più radicale verso la rivoluzione anarchica. E, citazione del professor Plinio, lo strutturalismo vede nella vita tribale una sintesi illusoria tra l'apice della libertà individuale e del collettivismo accettato, in cui quest'ultimo finisce per divorare la libertà. In tale collettivismo i diversi io o le persone singole, con il loro pensiero, la loro volontà e il loro modo di essere, caratteristici e contrastanti, si fondono e si dissolvono. Io, altro io. No? E è questo che è detto qui. No? Il bimbo è un altro io. No? Non c'è differenza tra la madre e il figlio. Dunque, le personalità si fondono e si dissolvono nella personalità collettiva della tribù che genera un modo di pensare, un modo di volere e un modo di essere massivamente comuni. Precisamente quello che dice questo documento. Sentono, pensano e agiscono allo stesso modo. Buono. Finalmente il quarto aspetto è una rottura di sapore panteista. No, dal punto di vista cosmologico, ecologico, l'instrumento laboris rappresenta infine l'accettazione da parte della Chiesa della divinizzazione della natura promossa dalle conferenze delle Nazioni Unite sull'ambiente. Infatti già nel 72 a Stoccolma, nel suo atto ufficiale, si diceva che l'uomo ha amministrato male le risorse naturali principalmente a causa di una determinata concezione filosofica del mondo. Mentre le teorie panteiste attribuivano agli esseri viventi una parte della divinità, le scoperte della scienza condussero a una sorta di desacralizzazione degli esseri naturali, la quale ribadisce la sua migliore giustificazione nelle concezioni giudeo-cristiane, secondo cui Dio avrebbe creato l'uomo a sua immagine e gli avrebbe dato la terra per sottometterla. Questo dice la Olmi, no? Il culpabile è la religione giudeo-cristiana, che dà questo senso di superiorità, no?
Al contrario, diceva, l'ONU si dice in italiano? No, l'ONU, diceva l'ONU, le pratiche del culto degli antenati costituivano un baluardo per l'ambiente, in quanto gli alberi o i corsi di acqua erano protetti e venerati come reincarnazione degli antenati. Fine della citazione. Questo è l'ONU, è il 72. E nel discorso conclusivo della ECO 92 a Rio de Janeiro, il segretario generale dell'ONU dell'epoca, no? Boutros Ghali, un egiziano, dichiarò che per gli antichi il Nilo era un dio che si venerava, così come il Reno, fonte infinita di miti europei, o la foresta amazzonica, madre di tutte le foreste. Dappertutto la natura era l'abitazione delle divinità. Esse conferivano alla selva, al deserto, alla montagna, una personalità che imponeva adorazione e rispetto. La terra aveva un'anima. Ritrovarla, risuscitarla, tale è l'essenza della conferenza intergovernativa di Rio de Janeiro. Questo è Boutros Ghali che parla, no? L'ecologia è veramente una rivoluzione religiosa. Questa è la realtà. E questa agenda neopagana dell'ONU ora è proposta da un'assemblea sinodale della Chiesa Cattolica. E la Chiesa al servizio dell'agenda la più rivoluzionaria del post-sistema. Si direbbe che Satana o Satana? Satana. Dal fondo dell'inferno si beffa del nostro Signore, essendo riuscito a fare in modo che la sua Chiesa diventasse l'avanguardia della rivincita del paganesimo sul cristianesimo, e di far sì che l'ordine di marcia provenga ora da quella stessa Roma che vide il trionfo di Gesù Cristo sugli idoli dell'antichità, che non erano altro che rappresentazioni da lui stesso e degli altri demoni. Questa visione dantesca, però, non deve scoraggiarci, ma darci piuttosto la convinzione che il crollo del regno del diavolo nella Chiesa e nel mondo è vicino. Lo diceva Plinio Correa d'Oliveira già quando aveva 22 anni in un articolo scritto nel luglio del 31 intitolato Fides Intrepida. Fides Intrepida. E cito il professor Plinio. Le idee e le istituzioni umane non sono mai così vicine alla decadenza come quando raggiungono il loro apogeo. Una frutta non è mai così vicina al marciume come quando raggiunge la piena maturità. La malvagità sta raggiungendo il suo apice. Il comunismo, adesso noi parleremo piuttosto di ecologismo, che è la nota più stridula nel concerto di blasfemie che è stato sollevato contro la Chiesa dal XVI secolo, rappresenta esattamente il parossismo dell'incredulità. E noi cattolici gemiamo oggi sotto il peso dell'oppressione dei nostri avversari, che ci gettano in faccia l'esclamazione di Breno: guai ai vinti, no? Vinci. Ma la Chiesa, che è immortale perché non è umana, restituisce loro la frase, ribaltando il suo significato: guai ai vincitori. In effetti, per tutte le cose che non partecipano alla durevolezza indistruttibile della Chiesa, il periodo di massimo splendore non è altro che una fase brillante sulla strada della morte. Ogni vittoria di Napoleone, anche qui a Milano, rappresentava per lui un passo che lo avvicinava a Waterloo. La Waterloo dell'impietà è vicina. Lasciamo quindi andare questi Wagram e questi Austerlitz dell'incredulità. Il loro trionfo non durerà. Quando il viaggio in treno è troppo lungo,
Quando le montagne sono troppo ripide per salire, quando le curve del terreno sono molto lunghe, gli ingegneri scavano un tunnel che, sottoponendo i passeggeri alcuni minuti di oscurità, riducono tuttavia la fatica del viaggio e risparmiano loro lunghe ore di percorso. Pensiamo che la fase di dolore sempre più acuti che il cattolicesimo avrà sia come il tunnel che, sebbene ci immerga per qualche tempo nelle oscurità più fitte, nel buio del dolore più assoluto, accorcerà il nostro cammino verso la vittoria finale, tagliando montagne e superando ostacoli che senza questo tunnel di dolore richiederebbero molti decenni, secoli forse, per essere attraversati. La Chiesa, e con essa la civiltà occidentale, entra in uno dei tunnel della storia attraverso cui la Divina Provvidenza si fa entrare per abbreviare le sofferenze del cattolicesimo. E ogni volta, quindi, che sentiamo l'attacco più compatto, le prove più terribili, abbiamo la convinzione rassicurante che stiamo progredendo nel tunnel e ci stiamo avvicinando sempre più al momento felice in cui ci ritroveremo di nuovo nella radiosa chiarezza di una civiltà pienamente cristiana. Nemici della Chiesa, anche all'interno, guai a voi! Pierre-Antoine Berryer, l'immortale avvocato difensore dal maresciallo Ney, disse: la Chiesa riceve i colpi e non li rende, ma state attenti, essa è un'incudine che ha logorato molti martelli. Questa robustezza nella fede e nella speranza è la grazia che desidero per tutti voi e che chiedo all'unico vero Dio dell'unica vera Chiesa per intercessione della Madonna del Rosario, vincitrice di tutte le desiderie. Grazie per la vostra attenzione. Ringraziamo noi al Sor Guretta per queste sue parole piene di fuoco. Voi vedete che c'è la diretta Facebook, quindi questa riunione resterà su Facebook perché non c'è niente di più somigliante all'eternità dell'internet. Una volta dentro non ci si esce più. E poi quando Ettore ci darà la versione finale di quel video, sarà anche su YouTube. Qualche domanda, qualche dubbio, qualche obiezione, approfittiamo che abbiamo oggi il Sor Guretta con noi per farle. Solo una considerazione, che aveva ripreso anche giorni fa il professor De Mattei, sul fatto che questa deriva considera l'uomo come responsabile dell'inquinamento. E c'era qualcuno che proponeva addirittura di abbandonarsi all'antropofagia, in modo tale che l'uomo, mangiando l'uomo, evita di continuare a inquinare. Poi, considerazione mia, magari questi sono vegetariani, quindi c'è anche questa contraddizione. È un professore svedese che tre settimane fa ha detto questo in diretta TV, no? Pubblicamente. Uno dei invitati personali Papa Francesco al Sinodo, tre, Ban Ki-moon, Jeffrey Sachs e Joachim Schellnhuber, no? Non mi ricordo bene se è Schellnhuber o Jeffrey Sachs, dice che il massimo che la Terra può supportare è un miliardo di esseri umani. Siamo 6 o 7, finire con la medicina e così, dovremmo cominciare. Dice che il metodo più
meno spendioso, no? Per arrivare è l'aborto. E questo personaggio è invitato come osservatore speciale dal Papa Francesco al Sinodo. Ripeto a quello che ho detto all'inizio, noi eravamo abituati a sentire e a leggere queste cose, ma sempre nelle frange, no? Personaggi delle frange. Adesso ci ritroviamo questi personaggi dentro. Prego, se volevo aggiungere all'episodio citato del professore svedese, ha trovato subito seguaci. Perché una follower, una sostenitrice della Ocasio-Cortez degli Stati Uniti, c'è il video, ha la maglietta con scritto «Dobbiamo cominciare a mangiare i bambini». Citando il professore svedese, lei ha dato una... Va detto che io ho visto il video... Evidentemente è una persona turbata mentalmente, la Ocasio-Cortez lo dice, lo fa capire, dice è una donna in crisi, perché questa donna interviene dicendo come ha detto un professore svedese dobbiamo mangiare, ma dobbiamo fare meglio mangiare i bambini. Che ormai ci dobbiamo abituare a che donne con disturbi mentali siano ricevute nei più alti posti. Capite chi è? Io volevo chiedere una cosa. Ma questo insegnamento di questi miti, di questa cultura indigena, ma dove dovrebbe essere insegnato? Cioè, nelle, non so, negli istituti di teologia, in tutto il mondo? Sì. Qualche mese fa l'Osservatore Romano ha pubblicato un articolo e il titolo era questo: si dice Amazonia, si legge il mondo, no? Questo in italiano, no? Si legge il mondo, perché l'Amazonia è un modello adesso per tutto il mondo. Dunque, quello che loro dicono che deve cominciare nelle comunità. No? Si insegnare nella comunità. Dopo in tutti gli istituti missionari, perché loro vanno ad andare a dialogare culturalmente con questi popoli, ma che in tutte le scuole teologiche deve avere una cattedra di teologia india, no? Per capire, no? I suoi fondamenti, eccetera, eccetera. Beh, ma allora ci sarebbero altre culture, tipo l'Oceania. Ah, cioè, sì, allora sì. Tutte dovrebbero essere insegnate. Esattamente. Sì, sì, sì. No. Non è l'unica. Non l'unica, no. Nel Giappone deve imparare il shintoismo, nella India i gesuiti lo fanno già, no? Con l'induismo. Nelle nostre parrocchie. No? Ci sono invitazioni per praticare il yoga, per esempio. Perché se ogni popolo riceve una rivelazione particolare propria, no? E la salvezza è dentro del contesto di questa cultura, no? La Chiesa deve imparare tutte le culture. E la Chiesa così si divide in un archipelago, archipelago. No? E l'unità della Chiesa non c'è più. Prego. Buonasera, professore. Una domanda, anche con le scelte che ha fatto Bergoglio in questi anni a livello di consistori, non c'è il rischio che questa non sia solo una cosa estemporanea, poi diventi proprio una tradizione che sarà portata avanti dai futuri papi scelti da cardinali che ormai vanno sempre più con la maggioranza e sono su queste condizioni? Io penso che in realtà questa corrente teologica è minoritaria, è veramente minoritaria. Non sono un sostenitore del Concilio, no? Ma riconosco che dopo il Concilio, no, i favorabili al Concilio si sono divisi in due correnti.
una corrente più moderata e una corrente più radicale. La corrente più moderata prendeva la Costituzione dogmatica Lumen Gentium sulla Chiesa come il documento principale, e la più radicale prendeva il Gaudium in Spes. In un caso la Chiesa siamo noi che dobbiamo essere il frammento del mondo futuro. Nel caso della Gaudium Spes no, è il mondo, il Spirito Santo agisce nel mondo, e dunque i movimenti rivoluzionari, i profeti sarebbe Greta Thunberg, no? E dobbiamo seguire. Questo ha fatto questa divisione tra due riviste, Comunio, no? Per la corrente moderata, creata da Ratzinger quando era sacerdote, e Concilio, no? Dunque è stata una lotta di 50 anni tra tutte e due correnti. Mentre la corrente moderata ha guadagnato tutto, diciamo, le basi, no? La corrente progressista radicale ha si è infiltrato in tutte le scuole teologiche, a tutte le gerarchie, i vescovi, eccetera. Dunque è minoritaria dentro della Chiesa, ma ha il potere, no? E ha riuscito, dopo due pontificati, uno molto lungo, l'altro non così lungo, insieme fanno 40 anni quasi, no? E hanno stato un po' marginalizzati, ma dopo la mafia di San Gallen, no? Si è arrangiata per prendere il potere. E adesso chi hanno il potere sanno che sono una minoranza e vogliono produrre il cambio, un cambiamento, no? E che questo cambiamento sia definitivo, no? E così le nominazioni cardinalizie, eccetera, eccetera. E ci sono molte dichiarazioni dei gesuiti principalmente dicendo: no, lei non deve rinunciare mai fino a cambiare completamente il collegio cardinalizio e gli episcopati nel mondo intero, no? Per avviare questa rivoluzione. Ma le basi non sono, no? Non sono, no? Un dato che mostra quanto questa corrente sia minoritaria. A un certo punto la reazione, ma proprio che veniva dal basso, contro questo sinodo, contro gli orientamenti che stavano venendo dalla preparazione del sinodo, questo ha creato un'onda in Brasile fortissima. E allora la CNBB, la Conferenza Nazionale dei Bispi do Brasil, la CEI brasiliana, ha denunciato che c'è una campagna di demonizzazione dei vescovi, e ha lanciato una campagna con lo slogan: io sto come sinodo, io sto come papa, si capisce. Che erano brevi video, ma brevissimi, di due minuti, molto colpenti, di vescovi che parlavano in difesa del sinodo. Il primo, quello che apriva la serie, era addirittura Papa Francesco che parlava in difesa del sinodo. Andate a vedere, ma andate su YouTube, io sto con il sinodo, io sto con il papa, vedete i like e dislike. 240 like, 5.800 dislike. E poi andate a vedere, io ho fatto un articolo pure su questo, i commenti. Mamma mia, ma uno... Io per esempio non farei un commento così violento, ma razza dei vivori, branco di comunisti, dove la vera chiesa, uno dopo l'altro, e questa è una campagna fatta dalla chiesa brasiliana ufficialmente per promuovere il sino. Un'altra prova è che chi ha vinto le elezioni in Brasile è Bolsonaro. Non stiamo facendo né un spot politico né pro né contro, comunque lui rappresentava l'anti tutto questo, e il popolo l'ha votato, questo è il fatto, no? E quindi è veramente una corrente minoritaria che però è arroccata. Sono d'accordo che è minoritaria, e il potere basato sulla menzogna noi sappiamo che collassa su se stesso. Si tratta di vedere quando e come.
Allora è piccolo gruppo piuttosto che quelli che si vanno a dividere da una parte e dall'altra. Resta il fatto che anche nelle facoltà teologiche, io ho frequentato una fino all'anno scorso, effettivamente si sta insinuando questa teologia ecologista. E anche, non so, il professor Maurizio Chiodi, che io per mia sfortuna frequentato, di teologia morale fondamentale, lui è favorevole pubblicamente all'aborto, per esempio. Poi dice in taluni casi e poi magari si può esprimere. Quello che manca, e io ho cercato di reagire di fronte a queste falsità, è l'interesse di chi o deve difendere posizioni di piccolo potere o deve conseguire un diploma di laurea piuttosto che un altro titolo di studio e che tace, pur facendo parte di quella maggioranza silenziosa. Quindi quale potrà essere il futuro? Che questa gente è chiamata dall'alto a prendere posizione lo faccia. Ma ci affidiamo però al soprannaturale, perché altrimenti vediamo che in Brasile sono riusciti a votare, in Italia si fa fatica. Anche nel periodo di Diocleziano, no? Che è stato il più terribile per la Chiesa, no? Nel vaso continuava a grandire la fede e finalmente l'impero è stato completamente convertito. Siamo nel tunnel, no? Dopo il tunnel vedremo. Quello che mi ha stupito dell'istrumento Laboris è la sostanziale assenza a riferimenti biblici, evangelici, a ciò che ha detto Gesù Cristo. Non è citata, per esempio, la Madonna di Guadalupe, che è vero che non è amazzonica, ma è comunque latinoamericana. Questi documenti si basano su cose che con il cattolicesimo non hanno nulla a che vedere. E mi stupisco che nessuno dei preti, dei cardinali, dei vescovi lo rilevi adeguatamente. A me è stato insegnato che per salvarsi ci vogliono la fede e la grazia. È evidente che se la Chiesa promuove la dichiarazione di Abu Dhabi, il sinergismo, non è più convinta. Ma se fosse sincera, direbbe: ragazzi, noi non rappresentiamo più una strada di salvezza, l'unica strada di salvezza. Liberi tutti, arrangiateli. Invece no, rimangono lì. Perché? Io penso che vogliono convertirci all'opposto e lo stiamo vedendo. Beh, grazie a Dio, qualche cardinale ne ha reazionato, no? Il cardinal Brandmüller, il cardinal Burk, il cardinal Müller, il cardinal Urosa da Venezuela e qualche vescovo. Negli Stati Uniti, dove penso a un numero più grande di vescovi piuttosto conservatori, no? Che potevano reagire in fashion, di maniera più forte, sono zitti. No? E penso che è di paura di apparire come provocando uno scisma. No? E che in realtà il scisma lo stanno provocando i tedeschi. Ma c'è già. Con il loro cammino sinodale, perché non è un sinodo, no? È un cammino sinodale. Il sinodo dal Papa a Roma ha un carattere unicamente consultivo, ma il cammino sinodale dei tedeschi è risolutivo, no? Sta nello statuto di questo cammino sinodale. Questo già è sismatico, chiaramente, no? Non so chi diceva, no? Qualcuno può ingannare, no? Lungamente ai pochi, no? O per poco tempo a molte gente, ma nessuno riuscì a ingannare sempre a tutto il mondo, no?
questo, questa maschera in un momento va a cadere. Io volevo chiedere, vabbè, due cose, ma la prima è, intanto la presenza in un documento della Chiesa della parola infanticidio in maniera positiva come una bella cosa, io cioè, non ho creduto alle mie orecchie, purtroppo non l'ho seguito in questi giorni, per cui l'ho appreso adesso da lei. Ma questa... era una legge che è stata discussa e votata dal Parlamento brasiliano all'epoca del governo socialista, e la conferenza episcopale ha fatto uno studio firmato da questa antropologa in sostegno a quella legge. E questa legge stabilisce che appunto il diritto della cultura... No, al contrario, la legge era per finire con l'infanticidio e loro si sono opposti al progetto di legge. Addirittura la legge era per finirlo, per finire. Il governo socialista era contro, diciamo, in questo sì, caso. Sì, 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 è stato presentata da un deputato protestante. Ah, ecco. E tutta invece la sinistra si è opposta, e i vescovi... Chiesa cattolica... Dunque, non è un documento magisteriale, ma c'è la web della conferenza episcopale, fino a oggi, perché l'hanno riposto, l'hanno ripubblicato. No? È un scandalo, e poi c'è una storia sottobanco, diciamo, che questa domanda è stata fatta al cardinale Barreto dal vaticanista famoso Rusconi, sì. Ma è stata una certa persona che ha passato il documento a Rusconi, no. E poi il cardinale Barreto ha detto: mai sentito questa roba, infanticidio in un documento, in una conferenza, mai. Non c'è la replica nella sala stampa del Vaticano, quindi Rusconi non ha potuto replicare subito, ma il giorno dopo alle 6 del mattino c'era già un articolo con tutta una documentazione, in parte prodotta da una certa persona, dicendo guarda che il cardinale è disinformato perché c'è questo. In questa conferenza stampa la rappresentante dell'ONU ha riconosciuto che aveva dell'infanticidio, ma che l'ONU faceva il possibile per cambiare le mentalità degli indigeni, eccetera. No? È stato più cauta che il cardinale. Noi andremo avanti fino alle 4 del mattino, però capisco che l'orario, poi quindi uno o due domande in più, poi magari chi le vuole fare a livello privato durante il momento conviviale le può fare. Però. Prima citava il caso della Chiesa in Brasile, Bergoglio è argentino, non risulta che sia trovato in Argentina da quando è stato eletto Papa, anche questo. Non è mai tornato in Argentina da quando è stato eletto Papa. No, dico perché ha sorvolato Argentina più di una volta, ha fatto delle cose assurde, come per esempio è pratica diplomatica che un capo di Stato che sorvola un paese mandi un messaggio al capo di Stato di quel paese, no? È un piacere per me sorvolare sul paese. Quando lui ha sorvolato l'Argentina ha mandato un messaggio in inglese al presidente Macri. Lui aspetta che Cristina Kirchner sia del ritorno in potere per andare, e questa è la realtà. Però volevo dire una cosa. Bellissima l'analisi quindi di questa teologia della rivoluzione. Però questa settimana c'è stato anche un altro episodio che ha riguardato la Papa, questa intervista che avrebbe rilasciato in cui avrebbe detto che Gesù non era Dio, ma è diventato Dio, ma morto sulla croce. Insomma, un'affermazione non proprio ortodossa. Non è la prima volta che avrebbe fatto queste affermazioni con Scalfari, naturalmente noi abbiamo solo una relata dei teologi. Non è una testimonianza di prima mano. Però sono episodi che si ripetono. Ecco. Normalmente quando Bergoglio ha questi atteggiamenti di... non chiari, di. Ecco, volevo mandare un messaggio.
Episodi del genere, come il mancato anche inginocchiarsi davanti all'Eucaristia, come la dichiarazione di Abu Dhabi, a me fanno pensare, anche il rimarcare che mancano i pastori e quindi puntare al sacerdozio femminile, quando invece sappiamo che Dio manderà pastori nella sua vita, fanno pensare che abbiamo a che fare con una persona, con rispetto, che alla, in fondo non crede. Allora, teologia della rivoluzione o ateismo? Bom, de internis nec ecclesia, no? Ni la Chiesa sa cosa la persona pensa nel suo interiore. No, dobbiamo giudicare dei fatti, no? E ci sono tantissimi fatti, no? Che vanno nella medesima direzione, che la domanda ha il suo proposito, no? Veramente, no? Ha la fede cattolica, no? Perché ci sono dei correnti teologiche che affermano precisamente che la kenosis, no? Il fatto del verbo, no? Diventare uomo, è un svuotamento della divinità, no? In un senso gnostico, no? Potrebbe essere questo, non sappiamo, no? Ma con Scalfari nel passato, lei sa che hanno detto, no, che le virgolette non corrispondono, eccetera eccetera, ma dopo pubblicano nella casa editrice vaticana le interviste con il testo, con le virgolette, con tutti, no? Dunque riconosce che assume quello che Scalfari ha detto. Dunque è veramente molto preoccupante, e è una cosa così grave che lui stesso dovrebbe fare una dichiarazione, no? Che crede veramente che Gesù Cristo è Dio, no? Invece non lo fa. Il capo ufficio stampa del Vaticano che fa dei tentativi per correggere quello che sembra che lui abbia detto, ma dicendo che cosa? Che è una questione di interpretazione, perché non è detto che Scalfari abbia riportato esattamente quello che... Invece di dire no, è impossibile che un Papa possa fare una dichiarazione del genere. E visto che la cosa si ripete, a questo punto o non parla più con Scalfari, perché ogni volta c'è il capo ufficio stampa che lo deve smentire, e però 94 anni, oppure esce allo scoperto. Beh, comunque, qualsiasi altra domanda forse la possiamo fare privatamente. Io ringrazio di nuovo Soretta per essere con noi. Prendete. Prendete questa rivista fuori, e se volete fare una prova a leggere il portoghese, potete prendere anche questa. Siete invitati a restare tranquillamente, questa è una grande famiglia, quindi siete tutti benvenuti. Il prossimo incontro, ecco che il dottor Paolo Bolisano, il prossimo incontro è martedì 5 novembre, riceverete quella mail, su un tema che magari prima poteva essere visto un po' teorico, adesso è una cosa attualissima, sono le profezie di San Malachia. Sulle quali lui ha appena scritto un libro, quindi sarà anche disponibile. Grazie a tutti. Grazie.